Voci.fm, il sito delle voci. Prendi lo specchio e fallo tuo maestro. Se ci fai specchiare dentro la cosa viva e paragoni quella cosa specchiata con ciò che hai dipinto, vedrai se le due cose si assomigliano. Io, Leonardo, è un affascinante racconto alla scoperta dell'uomo, dell'artista, dello scienziato e dell'inventore. Non una biografia, non un documentario, ma un qualcosa assolutamente fuori da ogni stereotipo. Protagonista assoluta del film è infatti la mente di Leonardo, in una rievocazione dei momenti più significativi della sua vita e della sua arte. Un luogo astratto dove natura e interni convivono e il suo genio prende vita. Ecco perché, interpretato da Luca Argentero, lo vediamo sempre giovane. Ed ecco perché ci voleva una voce narrante davvero speciale, come quella di Francesco Pannofino. L'immediato istante dopo la rivelazione del tradimento. C'è uno sgomento insopportabile. Un tumulto umano collettivo nelle espressioni, nei gesti, nella postura degli apostoli, di fronte alle parole appena pronunciate da Gesù. Invece che stringersi intorno al Maestro, i suoi discepoli se ne allontanano, quasi fuggissero prima del tempo, spaventati dalle parole di chi tanto hanno amato. Su Voci.fm torna Francesco Pannofino. Francesco Pannofino è la voce di Io Leonardo, ma non è come una voce narrante semplice e normale, perché sei la voce della sua mente. Della sua mente, della coscienza di Leonardo. È un film molto interessante, dove vediamo un Leonardo che non invecchia mai. Luca Argentero è sempre uguale, invecchiano tutti intorno, ma lui rimane quello. Proprio perché non è la storia della vita di Leonardo, o meglio, lo è, ma lo è attraverso uno studio, un approfondimento della persona, dell'uomo Leonardo, che aveva tante contraddizioni, non era un personaggetto semplice. E attraverso questo film si capisce di più perché quest'uomo, da dove ha preso lo spunto per fare questi capolavori immortali. Cioè, si capisce molto, molto bene, cose che a scuola non vengono insegnate. Tant'è vero che Leonardo, almeno nel mio immaginario, è come un personaggio che è talmente mitico, che è come se non fosse mai esistito, no? Perché te lo tramandano attraverso le cose che non ti sembra. Invece era un uomo geniale, ma un uomo. E quindi io sono contento di aver partecipato a questa, aver lavorato con Jesus Lambert, che è un grande regista. Aveva fatto lui la voce narrante, no? Sì, ce lo raccontava prima in conferenza stampa. E ti piaceva anche? Ti era anche piaciuto? No? Mi era piaciuto molto quando l'ho sentito. Ma perché non tieni la tua, andando anche contro i miei interessi? E lui ha detto: ho un terribile accento messicano. Colta, raffinata e bellissima. È la favorita di Ludovico il Moro a soli 15 anni. Il suo nome è Cecilia Gallerani. Hai ritratto la tua dama con in grembo un ermellino, simbolo di purezza e castità, cogliendola nell'istante del suo moto mentale, della sorpresa. Fissi così per sempre l'emozione di un attimo. Si diceva prima, appunto, non è un doppiaggio come un altro, non è un oversound, si diceva un tempo, no? E quindi com'è dar voce a una mente, a un pensiero così frenetico poi come quello di un genio come Leonardo da Vinci? Beh, molto stimolante, tra l'altro anch'io pensavo, arrivando in studio, di dover fare uno speaker classico, voce narrante di un documentario, invece qui è molto di più, insomma, è anche una maggiore soddisfazione professionale, diciamo. Gli ha dato tanta emozione a un personaggio che poi, almeno secondo quanto ci raccontano nel film, aveva un po' di problemi con le emozioni, no? Cercava di frenarle, di non dar seguito ai sentimenti, ai dispiaceri, agli amori, agli affetti. Beh, però esprimeva la sua arte attraverso delle emozioni fortissime, riusciva a fermare il tempo sulle facce delle persone che lui dipingeva, e poi soprattutto la grande curiosità di scoprire, di vedere, di chiedersi il perché di alcuni avvenimenti. Se fosse vivo oggi, secondo me saremmo già su Marte. La proporzione divina, ossia la sezione aurea, il numero magico usato dagli antichi greci per le proporzioni dei templi. Bisogna studiare fino a quando ti svegli. E che in natura si trova nelle curve delle onde.
nelle spirali delle conchiglie, nella forma delle galassie. Per chiudere, attore, ovviamente ti vediamo anche in Romolo più Giulia proprio in questi giorni su Fox, doppiatore, George Clooney per dirne uno, ma insomma staremo qui fino a domani. Possiamo dire che però un impegno di questo tipo forse è un po' più complicato di tutto il resto? Ma complicato no, è bello, insomma mi è piaciuto molto. Poi sai, bisogna impegnarsi nel lavoro, perché se no bisogna dare il massimo di te stesso in quel momento. E poi le cose non si fanno da soli, io ero diretto dal regista, che insomma aveva ben chiaro il suo obiettivo in mente, aveva le idee chiare e me le ha trasmesse immediatamente. L'importante è essere lì attenti e svegli e non pensare ad altro. Hai vinto la tua sfida impossibile, rappresentando l'unione simbolica tra arte e scienza. Il ritratto di un corpo di superba bellezza, inscritto all'interno di due forme perfette, il cerchio e il quadrato. Un capolavoro, emblema del Rinascimento, in cui umano e divino si intrecciano. Nella sua armonia di forme, è immagine perfetta dell'uomo, che diventa centro della natura e dell'universo. Un saluto affettuoso a tutti di Voci.fm, a chi la fa e a chi l'ascolta e a chi la vede, a tutti quanti. Un abbraccione. Ciao. Chi lavora con la voce è su Voci.fm.